più vicino, più vicino. Avvicino. Allora, facciamo una breve presentazione del progetto del Terzo Valico. Ci è stato detto che questo progetto è il corridoio 24. È il corridoio 24. Mi sentite? Va bene. Allora, va bene. Allora, per quanto riguarda l'iter approvativo del Terzo Valico, l'individuazione del tracciato è stata fatta nel settembre 2002 con una conferenza dei servizi. Nel settembre 2003, è stato approvato il progetto preliminare da parte del CIPE con la delibera 78-2003 ed è stato dato avvio al progetto definitivo. Nell'ottobre del 2005 è stata convocata la conferenza dei servizi istruttoria sul progetto definitivo, che si è chiusa nel dicembre 2005 con pareri favorevoli di oltre 100 amministrazioni ed enti interferiti. Nel marzo 2006 si è avuta l'approvazione in linea tecnica con prescrizioni del progetto definitivo del Terzo Valico da parte del CIPE con la delibera 80-2006. Nel novembre 2010, con delibera 84, il CIPE ha autorizzato l'avvio della realizzazione della tratta e attraverso 6 lotti costruttivi non funzionali. L'11 novembre del 2011 è stato stipulato con RFI l'atto integrativo che disciplina la costruzione del primo lotto. L'efficacia però di tale atto è stata subordinata da alcuni fattori. Primo, la stipula di una convenzione quadro tra RFI e gli enti liguri relativa al deposito dei siti, che poi è stata sottoscritta nel dicembre 2011. È legata anche al rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica che aveva una durata di 5 anni, che è avvenuta nel marzo 2012. Il verificarsi di questi due eventi ha consentito l'operatività dell'atto integrativo nell'aprile 2012. Per quanto riguarda il tracciato, la linea si sviluppa per 53 km lungo la direttrice Genova-Milano fino a Tortona, lungo la direttrice Alessandria, e a Torino fino a Novi Ligure. C'è un bivio che divide i due rami. Il tracciato ha inizio in località Bivio Fegino, qui a Genova, attraverso l'Appennino Ligure in galleria. Fuoriesce solo nel comune di Arquata Scrivia e dopo un breve tratto di 1 km passa di nuovo in galleria sotto Serravalle, sotto l'abitato di Serravalle, per arrivare nella piana di Novi Ligure. Nella tratta di piana, pianura, il tracciato prosegue verso Tortona in direzione Torino verso Novi Ligure. Il tracciato è realizzato prevalentemente in sotterraneo, si sviluppa con due gallerie a semplice binario, distanti tra loro un 30-35 metri e unite tra loro da dei collegamenti trasversali, bypass. In questo modo una galleria serve da sicurezza all'altra canna in caso di incidente. Quindi le opere più rappresentative del Terzo Valico sono le gallerie. Ci abbiamo subito la galleria Campasso, che parte appunto dal Bivio Fegino, poi segue la galleria di Valico di 27 km e la galleria Serravalle di 7 km. La galleria Campasso e la galleria di Valico fino alla progressiva 22, fino al chilometro 22, saranno scavati con un metodo tradizionale. Viceversa, la parte nord della galleria di Valico, dal chilometro 22 a 27, e la galleria Serravalle saranno eseguite invece con scavo meccanizzato con frese a piena sezione. Il progetto dell'opera prevede la realizzazione di interventi significativi sulle viabilità esistenti, oltre 30 km, allo scopo di renderle adeguate e idonee a sopportare il traffico indotto dai lavori. Il progetto prevede anche la realizzazione di nuove viabilità che al termine dei lavori verranno mantenute, consentendo quindi un significativo miglioramento del sistema viario esistente. È stato necessario prevedere per la galleria di Valico, che è lunga 27 km, la realizzazione di punti di attacco intermedi alla stessa attraverso lo scavo di gallerie, da noi denominate finestre. Dette finestre sono quella di Polcevera, in comune di Genova, lunga 1800 metri, quella di Cravasco, in comune di Campo Ormorone, lunga 1500 metri, della Castagnoli, in comune di Flaconalto, lunga 2500 metri,
e di Vallemme in comune di Voltaggio, lunga 1700 metri circa. La realizzazione del terzo valico, come detto, avviene attraverso 6 lotti costruttivi non funzionali e si svilupperà nell'arco temporale di 95 mesi. Il cronoprogramma sotto che vedete riporta le date cardine, quindi con la partenza, come detto, dell'aprile 2012 e il termine nel 2020, con i 95 mesi che dicevamo prima. Per quanto riguarda la suddivisione in lotti costruttivi, nel primo lotto costruttivo vengono eseguite quasi per intero tutte quelle le viabilità e gli interventi alla viabilità esistente e partono come opere la finestra di Vallemme, la finestra di Polcevera, la galleria Campasso e l'imbocco sud della Valico. Nel secondo lotto costruttivo comprende il completamento dell'adeguamento della viabilità, le opere di linea relative alla galleria di Valico, la tratta all'aperto di Libarna, le opere della piana di Novi Ligure, le finestre di Castagnole e di Cravasco e gli imbocchi della galleria Serravalle. Ecco, in questa vedete gli interventi, sono quei bruchi segnati, in giallo sono le opere dell'8 1 e in rosso quelle dell'8 2 che ricadono nel territorio della regione Liguria. Stessa cosa della regione Piemonte, ci sono questi interventi sulla viabilità e le opere suddivise sempre in giallo e in rosso a secondo se ricadono nell'8 1 o nell'8 2. Il lotto 3 prosegue con la realizzazione, quindi con proseguimento della realizzazione delle gallerie sia in tradizionale che in scavo meccanizzato, rilevate trincee di linee cavalcaferrovia. Nell'84 si ha il collegamento con Torino, il completamento di tutte le gallerie naturali e meccanizzate, i fabbricati tecnologici e le sottostazioni elettriche. Nell'85 c'è il completamento di tutte le opere civili e una prima fase di impianti tecnologici. Nell'86 l'armamento e il completamento degli impianti tecnologici. Come detto, la delibera CIPE ha approvato il progetto definitivo con prescrizioni e raccomandazioni. Il progetto esecutivo del primo lotto è già stato redatto sulla base del progetto definitivo approvato, recependo le prescrizioni e le raccomandazioni della delibera CIPE. Invece è in corso la redazione del progetto esecutivo del secondo lotto. Per quanto riguarda gli interventi dell'8 1 e l'8 2 ricadenti in Regione Liguria e afferenti la viabilità, questo vi rappresenta un po' la situazione. Abbiamo un intervento, una esecuzione anzi di nuova viabilità della tratta Bordoli-Arzelli. Questa viabilità collega una nuova rientratoria che verrà realizzata su via Bordoli con la viabilità esistente in località Arzelli, in adiacenza al casello autostradale Genova Aeroporto. Si sviluppa quasi interamente in galleria per una lunghezza di 1000 metri e sono previste due rotatorie per collegare alla viabilità ordinaria esistente lato Arzelli. Su questa slide vedete il percorso, la galleria, la sagoma della galleria e le opere di imbocco lato Arzelli. Segue la viabilità NV02, quindi rotatoria Bordoli, parte dalla rotatoria Bordoli e collega la via Chiaravagna esistente. Sono previste la realizzazione di due rotatorie, una galleria di circa 300 metri e un ponte sul torrente Chiaravagna. Qui sono rappresentate appunto la galleria, la sagoma della galleria e il ponte sul Chiaravagna. Nell'82 è previsto l'adeguamento di via Chiaravagna. Questo intervento è finalizzato al miglioramento dell'attuale viabilità che corre lungo la Chiaravagna a partire dagli accessi delle cave poste nella parte alta della valle fino all'instesto della prevista nuova strada Borzoli-Arzelli. Verrà adeguata tutta la larghezza stradale e si prevede il rifacimento completo di 3 ponti, mentre un quarto viene allargato come sede. È prevista anche una galleria di circa 120 metri. Questa slide rappresenta appunto la sede stradale, la galleria e i ponti che verranno eseguiti. Previsto un'altra viabilità all'imbocco della zona di Fegino, dove c'è la galleria Campasso. Questa è la viabilità appunto di località Trasta Fegino.
cantiere in Bocco Feggino. Questo imbocco è ora previsto da via Castel Morrone, sottopassando la linea ferroviaria esistente con un manovrato a spinta. Tale opera è stata voluta dalla Regione e dal Comune di Genova, in variante rispetto al progetto definitivo approvato, per evitare interferenze con la scuola Villa Sanguinetti. Questa è la sezione dello scatolare d'attraversamento sotto la linea e le opere poi a valle per accedere alla zona di cantiere. L'NV05 è una viabilità d'accesso a un cantiere al chilometro alla progressiva 1+180. Si prevede un nuovo ponte sul rio Ciliegia e l'esecuzione di una viabilità per raggiungere lo sbocco della galleria Campasso e l'imbocco della galleria di Valico. Segue un intervento dell'adeguamento di Dodo di Ponte Decimo. L'intervento prevede la realizzazione di una viabilità lungo la sponda destra del torrente verde, praticamente dalla zona delle piscine fino al ponte ferroviario, e in corrispondenza dell'intersezione del ponte delle Piane è prevista la realizzazione di una rotatoria. Questa è la sagoma del ponte a sbalzo sul torrente verde. Si prevede inoltre l'adeguamento della SP04, l'intervento ricade nel comune di Ceranesi e prevede l'allargamento della carreggiata attraverso la realizzazione di opere a sbalzo, lato torrente e di muri di controripa lato monte. L'intervento prosegue anche sulla SP6 in comune di Campo Morone e prevede qui interventi puntuali più che altro identici a quelli dell'NV008, quindi con opera a sbalzo lato torrente e muri di controripa monte. La Regione e il Comune di Campomorone hanno anche richiesto di non eseguire una nuova viabilità che era prevista in progetto definitivo dietro l'abitato di Isoverde. Hanno invece richiesto interventi di adeguamento della strada stradale sulla SP6 e sul territorio comunale, parcheggi interrati e impianti sportivi. Sono in corso le progettazioni di queste opere. Per quanto riguarda invece gli interventi alle opere ferroviarie vere e proprie, sono tre gli interventi. Uno è l'imbocco di Feggino con il cantiere che noi chiamiamo Col 2. L'intervento si caratterizza con l'adeguamento della sede ferroviaria esistente in corrispondenza dell'innesto dei nuovi binari a partire dalla linea esistente. Nell'area è prevista, come dicevo, l'installazione di un cantiere operativo per la realizzazione dello scavo sia della galleria Campasso che di un primo lato della galleria di Valico. Questa seconda slide rappresenta appunto le opere di impostazione di cantiere con l'ingresso da via Castel Morrone. L'altro punto di attacco dei lavori è la finestra Polcevera col cantiere Col 3. È realizzato dietro al mercato dei fiori ed è prevista appunto questa realizzazione di questa finestra Polcevera del relativo cantiere operativo. L'ultimo intervento previsto nei lotti 1 e 2 in regione è quello della finestra di Cravasco con l'esecuzione del cantiere CLS2 in località Grandi Calcestruzzi sopra l'abitato di Isoverde. Per quanto riguarda i siti di cave di conferimento, in base alle convenzioni sottoscritte dagli enti liguri, quelli che hanno dato poi efficacia all'atto integrativo, sono stati individuati dei siti di cava e di conferimento degli scavi. I siti di cava sono il Monte Gazzo in Val Chiaravagna, che riforniranno i cantieri dell'imbocco della galleria Campasso e della finestra Polcevera. La cava Castellario invece rifornerà il cantiere della finestra di Cravasco. Per i siti di deposito sono stati individuati delle aree portuali a Voltri, Sesti Ponente, Ribaltamento Filcantieri e San Pier d'Arena, Canata Limpiacane, un terrapieno a Scarpino e il riempimento di cava Buzzi Unicem Vecchie Fornaci, zona Val Chiaravagna, dove verranno conferiti gli scavi provenienti dall'imbocco della galleria Campasso e della finestra di Polcevera. L'altro punto è cava Castellaro, dove verranno conferiti gli scavi provenienti dalla finestra di Cravasco. Io salterò.
questo. Ecco, allora, per quanto riguarda i viaggi dei mezzi di cantiere, quindi dai cantieri degli imbocchi delle gallerie di Fecino Trasta, di Polcevere e di Cravasco, nella fase di realizzazione degli interventi della viabilità, e quindi grosso modo nei primi 3 anni di lavoro, per il conferimento degli scavi si stimano mediamente 30-35 viaggi giorno per imbocco. A tali viaggi si devono aggiungere anche 8-10 viaggi per i rifornimenti di cantiere, che sono i nerti, il cemento e le centine. Nella fase a regime invece di scavo della galleria di valico, conclusi gli interventi sulla viabilità e per i successivi 4 anni, si stimano mediamente 130 viaggi giorno per il conferimento degli scavi e 35-40 viaggi giorno per i rifornimenti dei cantieri. Occorre precisare, per quanto riguarda i transiti verso il cantiere della finestra di Cravasco, che attraversano Ponte Decimo, Ceranesi e Campo Morone, che gli stessi si limitano ai soli approvvigionamenti di cemento e centine, in quanto gli inerti e gli scavi sono approvvigionati e conferiti nella cava Castellaro, a monte della frazione di Iso Verde. Pertanto i viaggi che si stimano a regime sono solo 10 al giorno. Ecco, io ho concluso l'esposizione, adesso passerei la parola al mio collega che vorrà il monitoraggio. Sono Raffaele Poli, che sono il responsabile del sistema di gestione ambientale del COCIA. Come diceva prima il collega Gianni Jacometti, nell'ambito di quelle che sono le prescrizioni della delibera del CIPE è stato istituito un osservatorio ambientale. L'osservatorio ambientale è composto da una serie di rappresentanti dei ministeri, delle regioni e delle province interessate all'opera, allo scopo di monitorare nel corso dei lavori che vengano rispettate tutte quelle normative, tutte quelle prescrizioni dettate dal CIPE dal punto di vista ambientale. Nell'ambito dello sviluppo del progetto di monitoraggio ambientale sono state divise sostanzialmente 3 fasi, un anteopera, un corso d'opera e un post-opera. L'anteopera non ci serve per definire quella che è la situazione di bianco, quindi prima che cominciano i lavori. Il corso d'opera è quello che le matrici ambientali subiranno come impatto dalla realizzazione dell'opera, e il post-opera è come l'opera inserita nel territorio avrà delle ricadute nel territorio stesso. Come si diceva prima, l'opera è stata divisa in 5 lotti, in 6 lotti, mentre il monitoraggio è stato diviso, in considerazione del fatto che l'ultimo cantiere è soltanto un cantiere di armamento, in 5 lotti. Gli ambiti che vengono monitorati nell'ambito del progetto di monitoraggio sono atmosfera, rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni non ionizzanti, acque superficiali, sotterranee, vegetazione, flora, fauna, ecosistemi, paesaggio, stato fisico dei suoli e ambiente sociale. Nell'ambito della collaborazione con gli enti locali e nell'ambito di quelle che sono le singole competenze di ogni singolo ente, si è concordato nei tavoli dell'osservatorio ambientale il coinvolgimento delle istituzioni locali mediante l'individuazione di alcuni gruppi di lavoro a cui partecipano tutti i rappresentanti degli enti locali, quindi la regione, la provincia, i rappresentanti dei comuni e soprattutto le ARPA. Perché le ARPA? Perché in qualità di soggetto terzo, in qualità di soggetto deputato al controllo del territorio, ci dà la garanzia che tutte quelle misurazioni, tutte quelle analisi che vengono fatte nel rispetto di quella che è la normativa vigente e nel rispetto di quelli che sono i limiti imposti dalla norma. I cittadini partecipano? I
i cittadini partecipano nell'ambito di quelle che sono gli enti che li rappresentano, la regione, le province. Sì, ma il popolino, quello che non è nelle istituzioni. Se mi fa finire di parlare, poi facciamo le domande. Ripeto, sono stati istituiti 6 gruppi di lavoro: amianto, atmosfera, rumore, vibrazioni, biodiversità, acque superficiali e profonde. Servono questi gruppi di lavoro a formulare osservazioni sul progetto di monitoraggio ambientale, approfondire e validare i controlli dei dati ambientali, rapportarsi dal punto di vista ambientale con la commissione VIA nell'ambito della procedura di attuazione. Non ultimo, e per questo volevo rimandare la risposta, rapportare o riportare all'osservatorio ambientale le esigenze locali. Quindi questo è il compito dell'osservatorio, è il compito del progetto di monitoraggio ambientale, è il compito dei gruppi di lavoro istituiti di comune accordo con gli enti tutti e soprattutto con le agenzie regionali. Grazie.